Dario Franceschini, ministro dei beni culturali, fa un'intervista su Repubblica, che praticamente è il loro caro giornale, perché è assolutamente contro il centrodestra e a favore in maniera super faziosa verso il Partito Democratico e la sinistra. Fa un'intervista che è tutta da ridere, cioè nel suo intento è molto serio, cioè, non è un'intervista da ridere, comica, però il contenuto mi ha fatto veramente far ridere più di una volta. Adesso ve lo racconterò cercando di ridere il meno possibile. Si parla che lui dice se lavoreremo bene ci potremo presentare insieme alle regionali, parlando appunto degli appuntamenti che ci saranno fra poco. Il primo sarà in Umbria con le elezioni regionali e il PD vorrebbe andare con il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle, dopo alcuni giorni di silenzio, proprio questa mattina ha detto no, non se ne parla proprio. E Zingaretti ha detto, beh, ma comunque se facciamo delle cose, se siamo insieme al governo, abbiamo dei punti chiari per l'Italia, dovremmo anche andare alle regionali insieme. In linea di massima il suo ragionamento non è logico, però i punti che hanno insieme non esistono. È una somma aritmetica dei 20 dei 5 Stelle e dei 5 del PD. Quindi non è che si sono messi d'accordo, li hanno messi assieme con una somma per andare a farsi dare l'incarico da Mattarella e adesso poi comincerà lo show quando ci sarà da discutere il primo punto perché non sono d'accordo su niente. E Franceschini dice: è difficile, ma dobbiamo provarci. Per battere questa destra ne vale la pena. Però Di Maio ha già detto no. Quindi, caro Franceschini, lascia perdere, presentati col tuo bel partito dove avete perso tutte le elezioni negli ultimi 2 anni, andrete a perdere anche quelle regionali che si presentano tra poco. E poi Repubblica chiedono: ma secondo lei quanto durerà questo governo? E lui dice: sarà difficile, non c'è dubbio. In particolare se il governo si limiterà ad essere il mero prodotto di forze politiche contrapposte. Però io penso che arriveremo fino alla fine della legislatura. Quello che lui dice è che non se si limiteranno a essere un mero prodotto di forze politiche. Il governo è un mero prodotto di forze politiche contrapposte. È una somma, come la somma è stata quella del programma. Però io penso che arriveremo alla fine della legislatura. Lo penso in parte anch'io perché l'odio per Salvini e cercare di impedirgli di governare è più forte, è il vero collante di questa compagine di governo, è quella di contrastare Salvini. E sono riusciti a mandare in maniera artistica Salvini all'opposizione per forse 3 anni, 3 anni e mezzo. È stato un ribaltone che studieranno nei libri di storia perché questo è veramente stato una cosa emblematica di quello che può essere un maneggio politico per interessi, appunto, di parte politica, di poltrone, di stipendi, di potere. Però poi arriva la parte un po' comica, che lui dice però seriamente, senza questo governo saremmo in campagna elettorale e avremmo Salvini al papete, ma all'ennesima potenza, magari a torso nudo, a mietere il grano. Qui mi ha fatto ridere, proprio mi ha fatto ridere. Perché a chi sta comparando Franceschini Salvini? Chi è che all'inizio del secolo scorso a torso nudo mieteva il grano in Romagna per far vedere la forza e la prestanza fisica del capo carismatico? Benito Mussolini, il duce dell'Italia fascista. Mieteva il grano facendo vedere che lui era un uomo polivalente, no? Quindi quando dice avremmo Salvini al papete, ma all'ennesima potenza, magari a torso nudo, a mietere il grano mi ha fatto troppo ridere. Perché dice all'ennesima potenza? Perché se fosse caduto il governo, Salvini con il 40%, Salvini abituato a fare campagna elettorale costante, a quel punto non so veramente neanch'io che tipo di campagna elettorale avrebbe potuto fare per racimolare altri voti oltre il 40%. E Franceschini mi ha fatto ridere con Salvini al papete all'ennesima potenza, magari a torso nudo a mietere il grano. A parte Franceschini che al papete d'inverno a settembre ha già chiuso, ormai c'è solo vento al papete, non c'è più la musica e l'inno d'Italia da ballare.
E forse ci troveremo persino alla vigilia della vittoria della Lega, quello sicuro. Una vittoria da celebrare magari proprio il 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. Un'altra cretinata che fa troppo ridere, no? L'anniversario della marcia su Roma, il 28 ottobre Salvini vince. E questo giochino sempre di paragonare gli uomini di centrodestra e le donne di centrodestra al duce. Prima era Berlusconi, paragonato a Mussolini, cercate su Google. Su Google potete cercare Berlusconi. Berlusconi, come diceva Salvi, come diceva. Come cavolo si chiama quel comico? Adesso non mi viene in mente. Diceva Berlusconi, no? Voi cercate Berlusconi, Mussolini, vi vengono molti fotomontaggi, perché ai tempi, uomo di centrodestra, Berlusconi doveva essere per forza un nuovo Mussolini. Il giochino della sinistra per aizzare la propria massa votante, per racimolare più voti e continuare a paragonare gli uomini e donne di centrodestra a Benito Mussolini. Anche qua Franceschini continua con la solita cretinata che ascolto da anni, no? Alla vigilia della vittoria della Lega, una vittoria da celebrare magari proprio il 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma di Mussolini negli anni 30. E poi gli chiedono: beh, allora l'Italia è a rischio fascismo? E la domanda sorge spontanea. Il fascismo fortunatamente non tornerà, risponde il ministro, che almeno qualche barlume, qualche momento di lucidità ce l'ha, no? Il fascismo non tornerà. È ovvio che non tornerà, il fascismo è morto da decenni e decenni. Siamo in Europa, nella NATO, nella democrazia, ma quale fascismo torna? Non tornerà mai, questo è ovvio. E poi dice: ma Salvini è il massimo di pericolosità democratica che si può avere nel 2019, no? Dice, come uno va al supermercato, qual è la cosa migliore? Ma questo è il massimo del prodotto che abbiamo, no? Lui è il massimo di pericolosità nel 2019. Nel 2018 no, nel 2020 chissà, no? Dice un pericolo non del tutto scampato che rimane finché qualcuno soffia sulla paura. Salvini soffia sulla paura, è un soffiatore su paure. Questa è un'altra cretinata che ho ascoltato per 2 anni, 3 anni, no? Seminatore d'odio, soffia sulla paura. Ma quale paura? Ma che state dicendo? Guardate che gli italiani sono molto più intelligenti di quello che pensate voi del PD. Ma ricordiamoci, il PD pensa di avere la superiorità intellettuale e morale. E pensa che gli italiani, nonostante votino PD, o gli avversari, quelli che non votano PD, non siano elevati come i parlamentari e quel gruppo di elite che è alla cima del PD, perché loro sì, sono degli elevati, Grillo, lascia perdere Conti, ma quelli del PD sì che sono degli elevati, delle persone superiori moralmente e intellettualmente, e quindi pensano che gli italiani non siano, che siano un po', che sia un popolo di ignoranti, un popolo di bassa lega, di basso livello, no? Che gli si può continuare a raccontare che Salvini soffia sulla paura, che è un Mussolini, eccetera, eccetera, ma gli italiani lo sanno perfettamente chi è Salvini, lo ascoltano tutti i giorni. Tutti i giorni, non c'è niente di estremismo nelle sue parole, non c'è nessuna dittatura latente, non c'è nulla di nulla. Certo, Salvini è un patriota, un patriottico, è una persona che ama la patria. Prima la sua patria era il nord Italia, poi quando ha conosciuto Roma, ha conosciuto l'Italia, ha cominciato a viaggiare, ha capito che l'Italia è un grande paese, che tutti gli italiani è un grande popolo. Quindi dal patriottismo relegato a Varese, al nord Italia, ha capito che il suo patriottismo non è più quello del nord Italia, di Milan, di Bergen, di Varese, Malnate, Arona e Lago Maggiore, ma è tutta l'Italia. Ma non è un qualcosa di costruito, di finto. Lui adesso crede veramente che il popolo italiano sia un grande popolo e che poi che sia un duce, sono tutte cretinate. Almeno la maggioranza degli italiani l'ha capito, poi c'è comunque un gruppetto che segue Franceschini e canta Bella Ciao. Ecco, quelli che cantano Bella Ciao veramente non hanno capito un bene amato bip di niente, eh. Niente. E poi Franceschini dice: non si poteva replicare l'errore di quasi 100 anni fa, hanno commesso socialisti, popolari e liberali facendo fallire gli esecutivi bonomi e facta. Bonomi e facta.
Franceschini, ma siamo nel 2020, ma smettila di parlare di fascismo, ma lascia perdere. Tu e le tue foto con i barconi fatti a Venezia, ma lascia perdere. Poi un'altra cosa da ridere, secondo Franceschini, Salvini ha pronunciato quella frase orribile. Dice, cosa avrà mai detto di così orribile Salvini? E ha detto, mi piacerebbero i pieni poteri. Il paese ha capito che sì, era all'emergenza e ora dobbiamo ringraziare Zingaretti per aver indicato la necessità di trovare una soluzione di largo respiro. Capito? Zingaretti ha fermato il fascista in erba, quello che voleva pieni poteri. Allora, per onestà, pieni poteri, l'ultimo che le ha chiesti era Benito Mussolini. Voglio, chiedo pieni poteri. Salvini, la frase non è stata molto felice, forse lui non sapeva che queste parole erano esatte quelle di Mussolini. Ma Mussolini chiedeva pieni poteri dittatoriali. Salvini, i pieni poteri quali erano? Andare a correre alle elezioni da solo e poter andare al governo con un solo partito, senza maggioranze, senza dover chiedere a Di Maio, alla Meloni, a Totti, a Berlusconi, andare con un solo partito. E la sinistra, che già lo vedeva come un duce in crescita, quando ha sentito parlare un solo partito, ha detto: oh mio Dio, dobbiamo fermarlo a tutti i costi. Ma la Costituzione non vieta di andare al governo con un solo partito. Sinceramente, non c'è mai riuscito nessuno in Italia, in tutta la Repubblica, la storia della Repubblica, nessun partito è mai riuscito ad andare al potere da solo. E la Meloni gli diceva a Salvini: mando vai, hai bisogno di me, perché neanche la DC, la Democrazia Cristiana, è riuscita ad andare al governo da sola. E adesso Franceschini ringrazia Zingaretti di aver fermato il duce che voleva andare con pieni poteri al comando del paese, al comando delle forze armate, giusto? Ah, santo Dio. E poi dice il PD è unito come non mai. Sì, il PD sarà unito come non mai, ma PD e Movimento 5 Stelle sono disuniti come non mai. E non so se vi ha fatto ridere, vi ha fatto piangere queste dichiarazioni di Franceschini un po' grottesche, un po' surreali, ma probabilmente c'è un elettorato che ascolta queste cose e si sentono tutti partigiani del nuovo millennio e poi vanno a cantare bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 eh? Ah, mio Dio, che paese l'Italia, un grande paese, però ci sono alcune persone che non sono proprio grandi, non sono da Italia. Peccato. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo editoriale. Arrivederci.